Il carcere di Sulmona sotto stress, la denuncia arriva dalla funzione pubblica della CGIL che parla di disagi organizzativi e gestionali, pochi agenti in relazione all'alto numero di detenuti ed eccessivi carichi di lavoro per gli agenti penitenziari. Il segretario Giuseppe Merola da tempo chiede interventi seri a favore della comunità penitenziaria Peligna perché il personale opera davvero in condizioni di reale difficoltà. L'amministrazione penitenziaria centrale è già stata investita del problema, ma ad oggi non ci sono risposte. Sono anni che si denuncia la situazione. In previsione della prossima apertura del neopadiglione detentivo, l'amministrazione per i sindacati deve chiarire le misure che vuole adottare. Il personale va tutelato, come del resto tutta la comunità penitenziaria. La situazione a carcere di Sulmona è ormai al collasso. Come funzione pubblica CGIL vogliamo tornare di nuovo ad accendere i riflettori su delle condizioni davvero precarie. Manca personale di polizia penitenziaria ed educatori, ci sono dei carichi di lavoro eccessivi che stanno compromettendo l'organizzazione del lavoro e dei servizi del carcere Peligno. È ora di dire basta, abbiamo lanciato l'ennesimo grido d'allarme affinché l'amministrazione penitenziaria metta seriamente mano su questa questione davvero inaccettabile. Chiediamo dignità e rispetto per le tante lavoratrici e per i tanti lavoratori. Non si può pensare di organizzare un carcere su delle situazioni, se ormai delle condizioni del tutto aberranti. C'è anche un tasso molto alto di presenza di detenuti. Capiamo bene anche che la situazione è delicata anche in virtù di eventi critici che di recente si sono verificati. Manca la dirigenza, c'è davvero una questione che desta preoccupazione ed allarme. L'amministrazione penitenziaria prenda atto e scenda in campo con delle soluzioni immediate.